Intervento del CIMAT d'Imperia dopo le notizie apprese nelle ultime settimane dei nuovi assetti societari ipotizzati per Rivieracqua, vale a dire l'ipotesi dell'ingresso di un socio privato, IREN nello specifico. Simile procedura è priva di qualunque fondamento giuridico, si legge in una nota stampa, ed esce dall'ambito della legalità. Infatti, aggirerebbe l'obbligo di sottoporre a gara europea l'affidamento del servizio idrico a soggetti totalmente o parzialmente privati, obbligo posto a tutela della concorrenza. Da quello che abbiamo appreso, le intenzioni della Regione con il consenso dei sindaci dovrebbe essere commissariamento dell'ente provincia, seguito da una legge regionale che consenta la partecipazione di un soggetto privato a Rivieracqua ed infine vendita di quote della società AIRE. I sindaci della provincia di Imperia e i nostri concittadini devono avere ben chiaro che l'eventuale ingresso di IRE nella società Rivieracqua a queste condizioni sarebbe un incomprensibile regalo al privato e costituirebbe una gravissima violazione della legge con conseguente intervento della magistratura contabile e molto probabilmente anche di quella ordinaria. Ed ancora, prosegue il CIMAP, è stato infatti chiarito con molta precisione dal Consiglio di Stato con il parere definitivo del maggio 2019 che attualmente la legge italiana non consente ad una società che gestisce il servizio idrico con affidamento avvenuto in house providing la partecipazione di privati al capitale della società stessa. La partecipazione potrebbe avvenire solo se fosse emanata una disposizione legislativa nazionale in conformità dei trattati e a condizione che si tratti di una partecipazione che non comporti controllo o potere di veto e che non conferisca un'influenza determinante sulle decisioni della persona giuridica controllata. Appare evidente che una legge regionale non possa intervenire validamente su questo punto. Ci stupiamo quindi che i sindaci abbiano preso seriamente in considerazione un'eventualità come questa, che li porrebbe al di fuori del perimetro legale chiaramente descritto dal Consiglio di Stato. Sia quindi molto cauto chi sostiene che il percorso futuro riguardante la gestione del servizio idrico integrato in provincia di Imperia. Conclude infine il CIMAP. Non accettiamo che vengano raccontate falsità ai cittadini e ai sindaci, prospettando un percorso che viola palesemente le disposizioni della legge nazionale e dei trattati europei.